Ah, comunque raga, prima di iniziare il video iscrivetevi al canale, lasciate like, iscrivetevi, anche perché chi non si iscrive al canale non arriva a Natale, infatti avete visto, Agnelli non era iscritto al canale, a Natale non ci è arrivato. Andiamo con il video. E ciao a tutti ragazzi, non credo, benvenuti in questo nuovo video. Raga, terremoto totale in casa Juventus. Perché dopo le ufficialità dell'altra sera di cos'era, non notte perché erano all'incirca le 9, quando è arrivata appunto l'ufficialità del appunto di tutto che si è dimesso tutto il CDA, quindi si dimette Agnelli, si dimette Nedved, si dimette arriva bene e tutti gli altri. E pare ultimamente anche Allegri a fine stagione si vorrebbe dimettere. Quindi questo fa capire, raga, che in casa Juventus c'è veramente il terremoto. Però sono uscite anche varie dichiarazioni del quali la Juve starebbe tantissimo in rosso, il che vuol dire che rischia veramente tanto, cioè rischia veramente una sanzione bella pesante. Cioè rischia. Potrebbe rischiare di essere un altro Calciopoli 2.0, quindi con la retrocessione in Serie B, con le squalificazioni da tutte le competizioni europee. A dire queste cose è stato il presidente della Liga. Allora, io mi domando, ci sta il Barcellona in Liga che non poteva tenere Messi perché non aveva i soldi. Poi però se può permettere di comprarsi tutti quelli che vuole, cioè, se hai comprato Lewandowski, se hai comprato Kessié, se hai comprato Christensen, sì, ha rinnovato i rinnovi anche a tanto di Pedri e Gavi, così via. Io comunque, raga, penso che. Anzi, innanzitutto iscrivetevi al canale perché chi non si iscrive al canale non arriva a Natale. Infatti avete visto, Agnelli, Agnelli non era iscritto al canale, non è arrivato a Natale, quindi per favore, dai. Comunque, ho sentito anche un mio amico juventino che già conoscete, il buon Matt. Secondo lui però Allegri, sì, se Allegri morte, Agnelli si doveva dimettere già dopo lo scudetto di Sarri, perché comunque anche quella stagione si era vista una Juve che vince lo scudetto praticamente all'ultima giornata. Cioè, era da tanto che non succedeva la Juve. O se no, dalla stessa stagione di Pirlo. E comunque, da quando hai preso Pirlo non hai vinto più lo scudetto, perché da dopo Sarri non hai vinto più lo scudetto. Pirlo, vabbè, con Pirlo hai vinto Coppa Italia e Supercoppa, se mi ricordo bene. Con Allegri 2.0 non hai vinto nulla. Comunque, ripercorrendo un po' la storia di Agnelli, Agnelli comunque ha vinto tantissimo in Italia. E ha fatto molto bene anche in Europa. Cioè io mi ricordo la Juve di Conte che arrivò in semifinale di Europa League. Poi ha fatto due finali di Champions. Quindi non tanto male in Europa non direi. Anche se negli ultimi anni comunque la Juve è uscita, ha iniziato ad uscire agli ottavi con squadre di livello di Lione, Porto e Ajax. Quando poi non mi ricordo, e quest'anno addirittura ai gironi, cioè è uscita dalla Champions addirittura ai gironi quest'anno. Però vabbè, comunque raga, per questo è tutto, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre con nuovi video. Ciao raga.